Gesù, siamo sempre vincitori, giubiliamo nel suo amore. Con Gesù siamo sempre vincitori, giubiliamo nel suo amore. Fratelli avanti, vittoria sarà con Cristo Gesù. Gesù, sempre Gesù, e per tua grazia salvati noi siamo, oh gloria, alleluia, Gesù. Con Gesù siamo sempre vincitori, giubiliamo nel suo amore. Con Gesù siamo sempre vincitori, giubiliamo nel suo amore. Gesù, siamo sempre vincitori, giubiliamo nel suo amore. Con Gesù, siamo sempre vincitori, giubiliamo nel suo amore. Con Gesù, siamo sempre vincitori, giubiliamo nel suo amore. Vieni e ripulisci il cuore, oh noi vogliamo te. Voglio star con te dove tu sei, restare alla tua presenza. Voglio camminare con te. Dimmi cosa vuoi che io faccio, Dio, dimmi che vuoi dalla mia vita. E tu hai, e Dio, e tu hai. Seguirò fatta la tua volontà e scalerò le montagne
più. Più e scalerò le montagne, camminerò sulle acque, ho scelto di seguirti ed essere al tuo fianco sempre più. Seconda epistola dell'Apostolo Pietro, il capitolo è il primo e dal verso primo. Gloria al Signore, alleluia. Gloria a Dio. Vogliamo dire, Signore, parla al nostro cuore. Quanta necessità, quanto bisogno abbiamo che la guida dello Spirito Santo faccia tutto Lui, alleluia. Qualcuno che pensa a volte e non mette in pratica, come molti sottovalutano la guida dello Spirito, è indispensabile, ricordatelo, è che lo Spirito Santo è Dio poi tra le altre cose, amen, ed è il vero vicario di Gesù Cristo. Ci tengo a sottolineare perché è inconfutabile, non è soltanto una dottrina, ma è anche, una dichiarazione che possiamo fare con grande onestà e grande semplicità. Perché? Perché lo Spirito Santo è colui che la guida, non è come qualcuno ancora continua a pensare qualche cosa di astratto, è una persona. Amen. E noi siamo per un Dio trino nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E ancora in questo momento vogliamo dire appunto, Signore, guida mediante lo Spirito Tuo, guida questa parola che possa entrare nei nostri cuori. Amen. Gloria al Signore. E a Dio appartiene tutto l'onore, tutta la gloria, la nostra ubbidienza, questo popolo risponde. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ricevuto in sorte una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore. Poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono donate le preziose e grandissime promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. Anche voi, per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo,
all'autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano in voi abbondantemente, non vi renderanno pigri né sterili nella conoscenza del Signor nostro Gesù Cristo. Chi invece non ha queste cose è cieco e miope, perché ha dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, sforzatevi sempre maggiormente di rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché facendo queste cose non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Perciò non tralascerò di ricordarvi del continuo queste cose, benché le conosciate già, e siate saldi nella verità che avete ora avete. Ma ritengo giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti ricordandovi queste cose, sapendo che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come me l'ha dichiarato il Signor nostro Gesù Cristo. Ma farò in modo che anche dopo la mia dipartita voi possiate sempre ricordarvi di queste cose. Infatti, non vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signor nostro Gesù Cristo andando dietro a favole abilmente scogitate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Egli ricevette infatti da Dio Padre onore e gloria quando dalla maestosa gloria gli fu rivolta questa voce: questi è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. E ricorderete che Gesù aveva bisogno del battesimo di Giovanni. Il battesimo di Giovanni, a differenza del battesimo cristiano, era un battesimo al ravvedimento, non era per la salvezza. Amen. Per cui Gesù aveva bisogno di questo. Difatti, ha iniziato e si è portato per questo battesimo, ma poi alla fine il Signore stesso, Dio stesso ha cambiato ogni cosa. Perché? E io in questo momento vorrei che noi ricordassimo questo con particolare attenzione e soprattutto forse ricordando anche tanti di voi che avete già insieme a me ricevuto il battesimo in acqua con la sua importanza, un'importanza che noi sappiamo che il battesimo cristiano è stato ed è per la salvezza. Perché siamo salvati soltanto in Cristo Gesù. E in quell'occasione ricorderete meravigliosamente quel che vi sto dicendo in questo momento, che a un certo punto sappiamo che nel momento che stesso Giovanni Battista ritenne che non era bisogno che lui fosse battezzato, il Signore ancora si manifestò Dio dal cielo e si manifestò quella che noi chiamiamo la Trinità, che è un termine teologico, ma che non troviamo la parola Trinità. Molti accusano questo, dice non troverete nella Bibbia la parola Trinità. Difatti non la troviamo perché è un termine teologico, ma troviamo ampiamente la persona di Dio nella persona del Padre, continuate, del Figlio e dello Spirito Santo. Vogliamo dare gloria al Signore col cuore. E in quell'occasione sappiamo che appunto Dio Padre si manifestò in una maniera e ancora lo Spirito Santo in un'altra maniera. Come si manifestò? Con questa espressione che avete trovato, che Dio Padre dal cielo dichiarò che Gesù era il suo diletto figlio nel quale egli prendeva il suo compiacimento e continuava: ascoltatelo. Amen. E lo Spirito Santo come si manifestò? Sotto forma di una colomba, vero? Gloria al nome del Signore. E allora questa sera vogliamo dire gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo. Non a caso un fratello, un servitore, questi giorni mi ha
fatto delle domande che riguardano proprio questo, e mi dicevano se è lecito, se era lecito poter ancora glorificare ancora oltre a Gesù il Padre e lo Spirito Santo. E la mia risposta è quella che praticamente noi pronunciamo sempre. Sì, noi preghiamo il Padre nel nome di Gesù, però noi possiamo glorificare Dio nella persona del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, perché è sempre Dio e gloria a Dio. Amen. Tante volte si attacca su tante piccole cose, pensando di trovare sempre qualche problema, qualcosa. Ma la Bibbia ormai è da tanti anni, abbiamo il privilegio, e l'Apostolo Pietro in questa occasione ci dà una occasione, un'opportunità maggiore di poter ancora esprimerci in una maniera ancora più appropriata. Amen. Perché? Perché il discorso che ci arriva da questo brano è qualcosa che ci fa ricordare che noi già siamo salvati, che questa epistola era rivolta soprattutto già a coloro che erano figli di Dio, erano servitori, amen, quelli che era il popolo, che ormai aveva accettato, ricevuto, e aveva ricevuto la salvezza e mediante che cosa? Il sangue di Cristo, amen. E allora è soltanto come per poter ricordare ancora, soprattutto nella presentazione, Simon Pietro si definisce servo e apostolo di Gesù Cristo e si rivolge a coloro che hanno ricevuto in sorte una fede preziosa, quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Quindi, servi apostolo a coloro che hanno ricevuto in sorte. Abbiamo ricevuto in sorte? L'abbiamo ricevuto perché non meritavamo, non ci apparteneva. E cosa abbiamo ricevuto? Abbiamo ricevuto qualcosa di prezioso, qualcosa di importante, mediante che cosa? Mediante la fede. E la fede che cos'è, fratelli cari, sorelle care? È un dono di Dio. Amen. Senza fede è impossibile piacergli. Perché? Perché è Lui stesso che ci dona la fede, è Lui stesso che amplifica in noi questa virtù, questa realtà, vogliamo chiamarla anche virtù, che ci porta a poterlo lodare, a poter realizzare quello che umanamente non saremo mai in grado di poter realizzare. Senza la fede è impossibile piacere a Dio proprio per questo, vero? Perché non solo il discorso è fondato su quello che ancora è la sorte che abbiamo ricevuto in dono, ma vedete con bella espressione di Pietro, grazie e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore. Amen. Vogliamo ricevere in questo momento questa benedizione apostolica, ma anche soprattutto biblica. Grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore. Amen. Però il passaggio biblico principale ci esorta a praticare le virtù cristiane. Quali sono le virtù cristiane, fratelli? È quello di sforzarci a vivere una vita santa, diciamolo in maniera molto semplice e pratica. Il Signore vuole che noi viviamo una vita santa. Cosa sta a significare? Ma noi eravamo tutti peccatori, eravamo? Eravamo o lo siamo ancora? Eravamo peccatori, però dobbiamo stare attenti a non ritornare nel peccato. Dobbiamo fare attenzione a non ritornare indietro, perché differentemente le cose sarebbero ancora peggiori. Ma questo è l'invito, l'esortazione che lo Spirito di Dio attraverso questa epistola ci fa, quella di praticare le virtù cristiane, cioè di praticare, mettere in pratica in poche parole che cosa? Le indicazioni della parola di Dio. Vogliamo dire: Signore, io amo la tua parola? E quante volte abbiamo cantato: Signore, io amo la tua parola? Ma per amare la parola dobbiamo metterla in pratica. Non si può essere teorici della parola, dobbiamo essere pratici nell'applicazione della parola di Dio. Amen. E l'Apostolo Pietro
possiamo considerarlo forse il più anziano, che era anche di età per quello che erano gli apostoli, dà un messaggio particolarmente potente, ma non soltanto, ma soprattutto chiaro. Gloria al Signore. Perché? Perché lo leggiamo e man mano leggeremo qualche altro passo, sempre in funzione di questa epistola, e dice proprio questo: anche voi, per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza e alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno, all'affetto fraterno l'amore. Vedete, tutta una serie di situazioni concatenate, ma qual è il punto finale, il punto più importante, qual è? Vogliamo dirlo forte? Più forte? E noi amiamo il Signore, lo amiamo, anche se a volte siamo e non siamo proprio in dirittura e non siamo allineati, anche e soprattutto in certi momenti che sono particolarmente difficili, e pare che tante volte anche la nostra vita subisce degli scossoni, abbiamo dei momenti in cui abbiamo dei dispiaceri, abbiamo delle situazioni che in un certo qual modo ci vorrebbero ridimensionare, ci vorrebbero portare in una certa maniera. Però sappiamo che l'amore di Dio è grande, no? E soprattutto questo amore è manifestato attraverso di noi, perché questo verso che adesso vi cito lo conoscete a memoria, il mondo riconoscerà che siamo, siamo o saremo? Siamo e continueremo a essere figli di Dio dall'amore che ci portiamo gli uni e gli altri fratelli. Amen. Gloria al Signore. E quanto è bella soprattutto l'espressione che trovo tante volte quando siamo la Chiesa invisibile. Quella Chiesa invisibile che lasciamo stare i vari significati che sono stati dati. Ma io per Chiesa invisibile sapete cosa intendo e cosa intenderò? È la Chiesa che in questo momento sta glorificando il Signore. In questo momento non c'è remo e non ci sono i nomi, ma siamo tutti uniti insieme, siamo di pari consentimento e stiamo lodando e glorificando Dio, perché il nostro desiderio è di fare la sua volontà. Amen. E allora vogliamo soltanto sforzarci ad essere fedeli. E soprattutto in questi tempi non vi meravigliate, le dottrine ne arrivano tante, le situazioni sono più che difficili. Questi giorni ho avuto occasione di vedere alcuni filmati riguardanti proprio le Sacre Scritture. C'è gente che parla e continua a parlare sempre di Evangeli gnostici, di tutte le cose che poi non ci fanno del bene, perché ritengono che ancora la parola di Dio, la Bibbia, sì, è stata accettata, ma ci sono tanti che non la comprendono, non l'accettano. Per noi la Bibbia è la parola di Dio e rimaniamo fedeli a questo. Perché? Perché attraverso la parola abbiamo ricevuto ogni cosa. Perché Gesù è la parola, attraverso la trasformazione che abbiamo ricevuto e subito, che noi chiamiamo conversione. Amen. Siamo convertiti, sì o no? Cioè, siamo passati, come dice la Scrittura, dalla morte alla vita e conosciamo il significato, anche se lo raggiungeremo ancora nel tempo, conosciamo il significato della vita eterna. La sorella Lucia lo conosceva bene. La ricordate sempre, la sorella Lucia? Vita eterna, solo Gesù ce la dona. Abbiamo letto diverse cose. Di questa conoscenza, l'autocontrollo, la perseveranza, la pietà, l'affetto fraterno, l'amore. Perché se queste cose si trovano in voi abbondantemente, non vi renderanno pigri né sterili nella conoscenza del Signor nostro Gesù Cristo. Non vogliamo essere pigri, amen. La pigrizia che cos'è? È una cattiva realtà. La pigrizia ci porta a trascurare certi valori, a trascurare l'importanza
dell'anche stessa della parola di Dio. Difatti l'apostolo Pietro subito dopo dice: chi invece non ha queste cose è cieco e miope, perché ha dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Amen. Il mio peccato è stato rimosso, il vostro è stato? Abbiamo che il nostro peccato è stato rimosso? Abbiamo che il sangue di Gesù Cristo ogni giorno ci lava, dico ogni giorno per non dire ogni ora, per non dire ogni minuto, ci lava e ci purifica da ogni peccato. E allora se non ci esercitiamo e se non ci adoperiamo per queste virtù che il Signore ha messo nella nostra vita, chi non fa queste cose diventa cieco e miope, non vede più, non riesce più a individuare niente, non ha più una cognizione di quello che dice e di quello che fa. E stiamo parlando di cristiani, perché? Perché quanti cristiani tornano indietro? Oggi stiamo parlando di apostasia della fede, che è qualcosa di tremendo, fratelli miei. Ma pensate che deve ancora arrivare, l'apostasia già è in atto, l'apostasia già fa parte di quelle tristi realtà che noi conosciamo, che ancora sarà manifestato e sarà manifestato l'anticristo, sarà manifestato tutti quei personaggi che non fanno certamente piacere. Però in questa sera possiamo dire: noi rimaniamo fedeli al Signore perché il Signore è con noi, il Signore rimarrà con noi, il Signore rimarrà sempre con noi se noi, questo ve l'ho sempre aggiunto io, se noi rimarremo con Lui. Amen. E allora siamo esortati ad andare avanti. Qual è il motto che ho sempre usato in particolare? Quel cantico che mi piace tanto: avanti, avanti o vo. A volte è difficile poter dire, ma tante volte è difficile andare avanti, ma l'aiuto di Dio è quello che ci sosterrà. Amen. È vero, umanamente tante volte diventa difficile proseguire il cammino, soprattutto quando le cose non vanno in una certa direzione, soprattutto quando non c'è comprensione neanche per quello che è la nostra umana realtà sociale, familiare, eccetera, eccetera. Però sappiamo una cosa, che Lui non è venuto mai meno. Lui ancora ci spinge, ci invoglia a fare meglio la sua volontà. Ogni prova non supererà mai le nostre forze, questa è una realtà biblica che dobbiamo non dimenticare. Non ci sono realtà che possono superare le nostre forze, il Signore non permetterà, perché al momento opportuno, anche quando sembra che non avvertiamo la presenza di Dio, anche quando sembra che non realizziamo appieno quello che noi vorremmo realizzare, ricordiamoci che Egli è fedele. Amen. E Lui è fedele al 100%. Amen. Vogliamo dare gloria al Signore. E questa parola ci induce, appunto, questa esortazione che ci viene da questa epistola è quella di andare avanti, di proseguire, gloria al Signore. E difatti il verso 10 cosa dice? Perciò, fratelli, sforzatevi sempre maggiormente di rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché facendo queste cose non inciamperete mai. Il significato lo comprendiamo, è semplice, vero? Dice: sforzandovi a fare queste cose, la vostra vocazione. Ma io mi chiedo, e ve la chiedo, ma non voglio una risposta ovviamente da voi, ma questa sera questa vocazione l'avvertite nella vostra vita? Forse qualcuno, se non comprende la parola vocazione, dice: questa chiamata la comprendete nella vostra vita? Davanti al Signore vi sentite veramente nella chiamata che ci ha dato, chi da tanto tempo, chi da meno tempo? Il tempo non ha importanza. Perché? Perché tante volte ho trovato fratelli che, e anche sorelle, che hanno espresso, diceva: potevo conoscere prima il Signore. Ma l'importante è che l'hai conosciuto, l'importante è che l'hai realizzato. Poi il prima o il dopo sono dipese sicuramente da tante altre realtà, da tante altre situazioni, o no? Quindi è importante aver fatto ancora questa esperienza, e ci vuole una chiamata. Ora qualcuno pensa che sia solo per i servitori, c'è una chiamata per tutti,
i credenti. Sono chiamate diverse, ma poi alla fine è una chiamata soprattutto per rimanere nella grazia, per sforzarci a seguire le orme del Signore, per mettere in pratica e fare quindi la volontà di Dio. Amen. E allora questo è importante avere soprattutto la volontà. Non ci deve mancare la volontà anche nei momenti più difficili, nei momenti in cui tutto sembra venir meno. È importante la nostra volontà, come è importante la volontà di Dio che è nella sua perfezione, no? Sappiamo che quando Dio vuole una cosa, Lui l'ha decisa e noi diciamo anche Amen, vero o no? Ma abbiamo bisogno anche noi di intensificare il desiderio di fare meglio la sua volontà. E quando questa volontà può sembrare che può venir meno per le varie ragioni umane e che sia e altre cose, dobbiamo dire, Signore, con le tue forze io ce la farò, perché voglio andare avanti fino, e alla fine sappiamo che ci aspetta che cosa? Ci aspetta, a chi spetta? Chi è che vuole una corona? Qualcuno vuole una corona? Quale corona? Non confondete con qualche altra corona che si compra. Quelle che si comprano, quelle religiose, no. Il Signore che cosa ci darà? Cosa avremo? Sono 5 corone. È uno studietto bellino che ogni tanto, però da parecchio tempo non lo portiamo, non l'abbiamo ancora messo più in quello che è la conoscenza di tutto il popolo, ma abbiamo 5 corone. Ma questo avverrà quando? Quando? Quando saremo rapiti dal Signore nell'aria e saremo nel tribunale di Cristo. Saremo nel tribunale di Cristo. Quale tribunale preferite? Quello di Cristo o quello del gran trono bianco? Quale tribunale? Il tribunale di Cristo, saremo salvati, siamo salvati, vero? Quello del gran trono bianco pure ci saremo. Ci saremo. Ma ci saremo non come imputati, ci saremo come testimoni, testimoni di Gesù Cristo il Signore. Vogliamo dare gloria a Dio con tutto il nostro cuore. E allora in questa elezione c'è prima la vocazione, poi c'è l'elezione, vero? Quindi prima la chiamata, poi l'elezione. Non parliamo delle elezioni politiche, stiamo parlando delle elezioni spirituali, bibliche. Perché facendo queste cose voi non inciamperete mai. Che sa significare non inciamperete? Che non cadremo, che chi si inciampa cade, no? E si fa male. E vi dico che non parliamo solo nel senso fisico, parliamo nel senso spirituale, che è ancora molto più importante. Amen. Così infatti vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. E lì, questa è la nostra speranza eterna, sì o no? Viviamo per questo, no? Sento degli amen tipo pecorelle, piano piano. Amen. Un bel amen, entriamo nel regno di... Alleluia! Una bella affermazione. Siamo sicuri di essere salvati o no? Faccio alzare la mano. Sarei tentato a farvi alzare la mano per una ulteriore conferma. Però c'è un cantico che arriva nel mio orecchio. Siamo salvati, non più timore, per questa strada si giunge al cielo. Siamo nel vero, nel Salvatore, la nostra guida è l'Evangelo. Amen. 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 La salvezza la riceviamo e la riceveremo. Oggi abbiamo la caparra. L'arra. Nella maniera poetica si diceva l'arra. Oggi ci mettiamo tutta la parola. Caparra. È vero. La capiamo meglio, la caparra. Forse a quel tempo capivano, i vecchi fratelli capivano l'arra. Ma oggi forse molti giovani, ma che cos'è l'arra? È cambiata la comunicazione, sono cambiati i modi di esprimerci. Allora diciamo caparra, caparra la sanno tutti che cos'è, o no?
è quell'anticipo che ci porterà a quella conclusione eterna, dove non troverete Pietro, nonostante la sua epistola, con le chiavi in mano, pesanti, chiavi grosse, la chiave già c'è, ce l'abbiamo, abbiamo già la chiave. È vero, no? Troveremo Gesù, troveremo, o no? Troveremo che Gesù sarà presente. Entra! Come dirà, come dirà? Entra, benedetto dal Padre mio, nella gloria del vostro Signore. Alleluia! Allora, questa deve essere la ragione della nostra vita. Non dobbiamo inciampare. Purtroppo il maligno si presenta per farci inciampare. Tante volte scivoliamo sulla buccia di banana. È pericolosa la buccia di banana, sapete? Poi c'è chi non se la mangia, però. Non sia mai, ci andate sopra, la scivolata è sicura. Eppure che cos'è? Una buccia di banana, che cos'è? E niente. Se ci andiamo col piede sopra, allora diventa qualcosa di critico, di particolarmente pericoloso. Perché poi ho visto che da un po' di tempo, molte, anche di molte sorelle che vede che cadono, e c'è sta qualcuno ancora qua in mezzo, si sono rotti la gamba, chi la gamba qua, chi la gamba là. Mi pare che una volta una piccola caduta, ma dipende dall'età, le nostre ossa, le nostre realtà. Forse chi è giovane non ha queste problematiche, però io per esempio devo stare molto attento. Quando arrivo qua dico basta, remo, torno indietro, perché puoi cadere giù. Gloria al Signore. Ma spiritualmente dobbiamo stare attenti a non scivolare. A non scivolare. Signore, aiutaci. Signore, sovvienici. Signore, sostienici. Amen. Amen. Non facciamoci troppo forti, ma neanche troppo deboli. Facciamoci forti della sua forza. Come dice la Scrittura, forti della sua possanza. Cioè in quello che Lui realmente può. La forza viene dal Signore. Noi siamo sempre esseri deboli, facilmente possiamo scivolare di qua o di là, però Lui ci sostiene. E noi possiamo dire avanti o vo. Avanti o vo. Andiamo avanti, andremo avanti, vogliamo andare avanti, non vogliamo mai più tornare indietro. Il pericolo proprio di questa realtà che si chiama apostasia è che molti già stanno tornando indietro. Molti, l'Apostolo Pietro parlava il fatto che anche la potenza di Dio e le cose meravigliose non sono state insegnate e tramandate soltanto con delle favole o per le favole, ma tutto che avviene perché sono stati testimoni. Pietro è stato testimone di Gesù Cristo da sempre, vero? Ricordate il momento più bello di Pietro? Dice, ma Pietro ha avuto abbiamo una storia di Pietro che non c'hanno gli altri. Io riconosco un momento particolare di Pietro. Forse è un momento per tutti quanti noi anche, involontariamente o involontariamente. Io quando ricordo la chiamata di Pietro, più che la chiamata, l'inizio della sua conversione, trovo le parole bellissime. Quando Pietro dice vicino al Signore, al Maestro, Signore, dipartiti da me, allontanati, io sono un uomo peccatore. La sua umiltà, il suo modo di esprimere e la realtà della sua vita si riconosceva, quello che Dio vuole essere, ancora gradisce. Il perdono si ottiene con pentimento, lo sapete, è un insegnamento che portiamo tante volte, lo rinnoviamo. Se non c'è pentimento non ci può essere perdono. E senza pentimento non ci può essere ravvedimento. Senza pentimento non si può realizzare la salvezza. Perché la prima cosa che abbiamo riconosciuto, e l'abbiamo riconosciuto tutti quanti, dal momento che ci siamo accostati al Signore, non alla religione, ma alla fede, ci siamo accostati, qual è stata la prima cosa? Abbiamo chiesto perdono al Signore, no? Signore, abbi pietà di noi, vero o no? Abbi pietà di me, ognuno. Abbiamo potuto manifestare
in maniera anche a volte pubblica, per dire: Signore, perdona il mio peccato, Signore, ero un peccatore, che è bello esempio quel verso di Romani, che io cito anche questo molto frequentemente, che mentre eravamo peccatori, Gesù moriva per noi. Alleluia! Alleluia! Vogliamo dare gloria al Signore con tutto il cuore. E allora, fratelli cari, ancora qualche altro verso, ma ci sarebbe da approfondire ancora di più. E il verso ancora che viene davanti a me, il 12, perciò non tralascerò di ricordarvi del continuo queste cose, benché le conosciate già e siate saldi nella verità che ora avete, ma ritengo giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti ricordandovi queste cose. E allora questo risponde anche a quelle che sono tante domande che a volte le facciamo e a volte non le facciamo. Qual è la ragione per cui ancora questi passaggi biblici si rinnovano? I passaggi che riceviamo nelle predicazioni, negli insegnamenti, qual è lo scopo? Io credo che qui possiamo ricevere la risposta più precisa: per tenerci desti, cioè per non addormentarci, per capire quello che... perché col tempo si dimenticano tante cose, e soprattutto quando siamo annebbiati da tante situazioni, da tante preoccupazioni, noi dimentichiamo. Allora abbiamo bisogno di essere ricordati, abbiamo bisogno che ci venga ricordata la parola, le dottrine, l'insegnamento, anche per rimanere fermi. Fratelli miei, siamo in un tempo di grande difficoltà sotto tutti gli aspetti, e non voglio parlare dell'aspetto economico, voglio parlare dell'aspetto spirituale, in modo particolare. Siamo in tempi in cui c'è tanta gente che viene trascinata nelle false dottrine, nelle storielle, nelle favolette che poi non hanno un buon fine. Ci sono tante persone che vengono ingannate, si fanno ingannare. Basta una parolina ben aggiustata, qualcuno che può pronunciare un pochino meglio certe espressioni. Io sto vedendo che in questi tempi, ma ci sono tanti che si definiscono ancora servitori, ma servitori non lo sono. Molti vorrebbero soltanto raggiungere certi obiettivi che non hanno niente a che vedere con l'Evangelo, ma noi vogliamo essere fedeli al Signore. E la fedeltà al Signore la si mostra con la fedeltà al ministero, fratelli. Questo ve lo dico e ve lo sottolineo, perché se avete riconosciuto e riconoscete che il ministero che il Signore ha posto, e non parlo solo di questa nostra realtà, ma parlo dovunque c'è un ministero in cui è stato veramente decretato, voluto, posto dal Signore, e allora che c'è da cambiare? Le favole? C'è da cambiare certe cose? Abbiamo visto che l'Apostolo parla anche della profezia. Noi non ho continuato tutto il capitolo, ma parlava anche della profezia. Perché? Perché la profezia è stata fatta e avviene attraverso la guida di Dio, lo Spirito Santo, con uomini che hanno esercitato, che hanno... veramente stiamo parlando più che altro del ministero profetico, stiamo parlando più che di quello che è il dono, anche se il dono ha anche la sua importanza. Noi non siamo per le fantasie, perché anche per quello che riguarda le profezie vengono confermate attraverso la parola di Dio, perché se non sono e non sono in linea, in sintonia con la parola di Dio, non possiamo accettare le favole. Sono tante belle cosucce che si dicono, ma sono fiabe che vanno poi verso la negatività, non verso le cose positive. E allora noi vogliamo continuare a rimanere sotto il sangue di Gesù, vogliamo continuare a ricevere dal Signore le indicazioni per fare meglio la sua volontà, l'ho detto almeno 4-5 volte questa sera, perché la volontà di Dio è tutto. Se non facciamo la volontà di Dio non andremo in cielo, ci illudiamo soltanto, saremo delle persone illuse, ma né illusioni né delusioni devono essere nella nostra vita, altrimenti inciamperemo, ma noi non vogliamo inciampare. Andiamo avanti
e continuiamo ad andare avanti e rimaniamo fedeli al Signore. Rimaniamo? Amen. Anche stasera vogliamo dire: Signore, continua a benedire la tua Chiesa. Diciamo la voce alta: Signore, continua a benedirci insieme, continua a benedire l'opera tua. Ovunque c'è l'opera tua, Signore, benedici, benedici i veri servitori, benedici il popolo fedele, benedici ancora quelle che sono le dottrine che tu ci hai donato e che molti cercano di cambiare, di trasformare. No, dobbiamo continuare drittamente, il nostro sentiero lo conosciamo. E Gesù ha potuto dire in Giovanni capitolo 14, io sono la via, la verità e la vita. Vogliamo dirlo a voce alta? Io sono la via, la verità e nessuno viene al Padre. Nessuno può andare al Padre se non è Gesù. È la parola di Dio. Diamo gloria a Dio col cuore. Gloria al nome del Signore. E devo concludere, il mio tempo sta anche per scadere. Gloria al Signore. E proprio dove ci siamo fermati, dove abbiamo iniziato e dove alla fine ci siamo fermati. E noi abbiamo anche la parola profetica più certa. E fate bene a porgere attenzione, quello che poc'anzi vi stavo dicendo. Come una lampada che splende in un luogo oscuro, finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei nostri cuori. La stella mattutina, chi è? Chi è la stella mattutina? Gloria al Signore. Questa parola profetica che si riferisce sia soprattutto alla parola di Dio, profetica che troviamo nei libri, soprattutto nell'Antico Testamento, ma troviamo anche nel Nuovo Testamento, sappiamo che è come una lampada che splende in luogo oscuro. E quanta gente, andate a vedere, quanta gente si rivolge ai maghi, alle streghe. Ah, quando tutto è poco, si va a quello che è l'oroscopo. Ma vedete che ormai stanno infilati da tutte le parti. Se andate a guardare i vari canali televisivi o leggete, c'è sempre l'oroscopo, c'è sempre quello. Ho dovuto girare poco fa, guardavo soltanto per pochi minuti un programma televisivo e ho trovato che si parlava del simbolo, uno parlava di uno del simbolo, non mi ricordo nemmeno più perché è meglio che non me lo ricordo. Queste cose voglio fare proprio, lo faccio apposta a non poterlo ricordare. Dobbiamo ricordare le falsità, le falsità a cui la gente ci crede, dove tanta gente ci spende veramente tutto. Ma noi abbiamo, se vogliamo, abbiamo la parola di Dio, noi abbiamo Nostradamus, noi abbiamo Gesù Cristo e abbiamo i profeti che conosciamo, come il Signore ci ha messo nella parola e il Signore continuerà sicuramente a ungere. E allora abbiamo la parola profetica proprio come una lampada che risplende in luoghi oscuri. Quindi dove c'è l'oscurità il Signore ci illuminerà. Amen. Aiutaci, Signore. E questa deve essere ancora questa espressione, questa ancora questa parola che ci viene dall'Apostolo, ci veniva dall'Apostolo Pietro, quello di essere fermi e costanti a fare quello che il Signore ci ha comandato. Vogliamo appartenergli sempre, vero? Non possiamo essere quei fratelli che facciamo alti e bassi, altanelanti. Una volta va bene, un'altra volta va male. È la nostra vita che in un certo senso è un'altalena, ma la cosa importante è che mettiamo bene i piedi a terra, impuntiamoci e diciamo: Signore, qualsiasi cosa, io rimarrò fedele e rimarrò fedele fino alla fine. Dio ci benedica. Vogliamo alzarci all'impiedi? Gloria al nome del Signore. Vogliamo chinare il nostro capo? Gloria, gloria a Dio. Voglio rivolgere poche parole di preghiera, anche perché è stato registrato. Gloria al Signore per quelli che non sono in questo luogo. Voglio sentirvi dare un gloria a Dio, perché stasera vedo che ho sentito un poco di tiepidezza. Non di freddezza, ma un poco di tiepidezza. Vogliamo dare gloria a Dio tutti insieme? Alleluia. E a Lui appartiene la gloria. Chiniamo il nostro capo. Padre, vengo e veniamo a Te nel nome di Gesù. Vogliamo lodarti, glorificarti. Signore, aiutaci
a fare meglio la tua volontà. Sostienici mediante il tuo Santo Spirito. Vogliamo veramente glorificarti con tutto il nostro cuore, perché sappiamo, Padre, che qualunque cosa ti chiediamo nel nome di Gesù, tu ce la concedi, ce la dai. E ancora che questa parola sia una parola che possa raffermare la nostra fede, possa evitarci di poter andare a destra e a sinistra, di essere distratti da queste cose della vita, ma soprattutto vogliamo essere conservati nella verità della Tua parola e del Tuo amore. Rimani con noi, Signore. Benedici quanti hanno recepito e ricevuto questa parola. Te lo chiedo e te lo chiediamo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Io farò, avrò sempre avanti a me Gesù Cristo Redentore, mi sostiene per la fe. Se afflitto io sarò, travagliato nel cammino, riguardando il buon Gesù, mi farà sempre gioire. Voglio sempre ricordare il consiglio del Signore. Vai avanti, non temere, ti vedrò lassù nel cielo. Presto in cielo me ne andrò, con Gesù sempre sarò. Sarò travagliato nel cammino, riguardando buon Gesù, mi farà sempre gioire. Voglio sempre ricordare il consiglio del Signore. Giubiliamo nel suo amore. Fratelli,
Cristo Gesù, sempre in Gesù, che per tua grazia salvati noi siamo. Oh gloria, alleluia, Gesù. Con Gesù siamo sempre vincitori, giubiliamo nel suo amore. Con Gesù siamo sempre vincitori, giubiliamo nel suo amore. Gesù, siamo sempre vincitori, giubiliamo nel suo amore. Con Gesù, siamo sempre vincitori, giubiliamo nel suo amore. Con Gesù, siamo sempre vincitori, giubiliamo nel suo amore. Ele é o Senhor.